demonstration live. Demonstration live, police for him. Cara di Mineo, l'area è tornata molto tesa. Nei giorni scorsi centinaia di migranti hanno protestato bloccando la statale per Catania. Il motivo sta nel cambio di gestione del centro. Dal 1 ottobre è entrato in vigore il nuovo appalto per un numero minore di migranti, un massimo di 2.400 anziché 3.000, e per un valore di circa 50 milioni di euro. Al CARA sono quindi arrivate nuove società e diversi cambiamenti. Everything in the camp is very very hard. Before we have one that is going to Catania every Wednesday, but now there is nothing like that again. Non c'è scuola ora, solo per i bambini c'è, ma non studiamo niente dentro. La situazione è nettamente peggiorata, c'è meno personale, c'è un taglio drastico ovviamente sui servizi. Sono preoccupato perché se i migranti si sollevano in rivolta è un problema di ordine pubblico che ricade nel mio territorio. Se tu sei stato abituato a vivere dignitosamente in un certo modo e poi in due mesi ti vedi capovolgere tutto quello che era, è normale che comunque qualcuno provi a ribellarsi, anch'io lo farei. Per effetto del nuovo appalto, molti servizi sono stati ridimensionati: trasporti, corsi di lingua, job center, assistenza ai bambini. Un'altra cosa, un'altra tegola che ci è caduta era quella di una nota dell'ASP che ci informava come i migranti dovessero in un qualche modo afferire ai medici di base e all'unico pediatra della città. Poi è impensabile che il migrante in autonomia possa venire dal medico di base senza un mediatore culturale. La nuova amministrazione è impegnata ad aprire due nuovi ambulatori all'interno del centro e nel frattempo, anche grazie alla collaborazione della regione, si è scongiurato l'esodo in paese alla ricerca di un medico di base, anche perché per raggiungere Mineo, distante una decina di chilometri, ai migranti sono rimaste poche opzioni. Come to Mineo before is 3, one 9 o'clock, one 10 o'clock and the other one in the evening, but now it's only 9 o'clock. Così i migranti si spostano a piedi o in bici, mettendo a rischio se stessi e gli altri, soprattutto quando cala la sera. Il nuovo direttore del centro preferisce non rilasciare interviste, ma smentisce il taglio di gran parte dei servizi e lavora d'accordo con la prefettura per tornare alla normalità. My friend, where are you going? Mineo.